Dunque, mi presento, sono Laura Rubini e faccio la commercialista è da parecchi anni, quindi ho uno studio a Viterbo, quindi abbastanza qua vicino, e quindi da molti anni seguo tanti clienti. Poi da un paio d'anni a questa parte, anzi un po' di più, ho iniziato invece anche a fare corsi, girando l'Italia per spiegare un po' a tutte le persone che o debbono aprire la partita IVA, magari ce l'hanno da poco. Vabbè, i concetti proprio basici, quelli che in genere poi le persone dicono: non ne so niente, scusami, io non ci capisco nulla. In realtà, insomma, è abbastanza normale comunque non capirci nulla, perché chi ce lo spiega? Praticamente nessuno. Poi anche da un po', quindi diciamo un anno circa, ho una piccola presenza online che è iniziata e quindi ho anche clienti in giro per l'Italia. L'argomento di oggi, quando io ho proposto, diciamo, questo speech ad Alessandra alla fine agosto, e il titolo era Cosa bolle in pentola del governo. L'argomento caldissimo in questi giorni, perché non c'è telegiornale o TG che non ci dica i problemi che abbiamo con l'Europa. Io oggi speravo, dico, forse per il 10 ottobre, quando arrivo lì, ho delle certezze. Come sempre, e questo proprio ve lo devo dire col cuore in mano, nel mio mestiere, anche nel vostro lo so perché è la stessa cosa, siamo in un certo senso tutti freelance, ma per me è normale, di certezze zero. Quindi cerco di riassumere velocemente, e questo sarà un po' un problema, è quello che vi vorrei dire per aggiungere insomma qualcosa di concreto. La vostra conoscenza che vi sia utile, perché ovviamente vi riguarda e vi riguarda anche, credo, molto da vicino. Non voglio fare nessun tipo di commento politico, quindi spero che questo venga ben compreso. Io cerco di essere assolutamente asettica. Lavorando da oltre 23 anni, credo, di governi ne ho visti passare veramente tanti e ogni volta è sempre la stessa identica barzelletta. Io la metto un po' a sorridere, perché tutte le volte che faccio i corsi cerco di far sorridere le persone, scherzare un po', perché sennò l'argomento mio è talmente pesante che abbiate pazienza, io sono proprio fatta così. Quindi, governo si presenta alle elezioni e fa un programma elettorale. Questa è storia. Nel programma elettorale c'è una promessa ben chiara, che è quella di, generalizzando molto, ridurre la pressione fiscale. Concetto semplicissimo, che vuol dire ridurre la pressione fiscale, significa pagare meno tasse. Meno tasse tutti, perché se io dico riduco la pressione fiscale del paese, non dimentichiamoci che l'Italia ha una delle pressioni fiscali più alte d'Europa, il progetto è meraviglioso, anche perché ovviamente ci riguarda tutti. Se ci riguarda tutti vuol dire chi è dipendente, chi è imprenditore, chi è libero professionista, quindi chi ha partita IVA come professionista, chi ha partita IVA come impresa, che sia società o ditta individuale, pressione fiscale è un concetto identico per tutti. In Italia poi, visto che dobbiamo sapere gli imprenditori che abbiamo dall'altra parte, che sono i miei clienti, uno dei pesi assoluti e più grossi è il costo del personale dipendente, che è ovviamente quello che incide più di tutti sui bilanci delle nostre aziende. Perfetto, quindi programma meraviglioso e questo lo dico seriamente, non ci scherzo per niente, ma magari ci riuscissero. Il problema qual è? Sono i conti, i vincoli di bilancio. Un conto è dire io prometto agli italiani che riduco la pressione fiscale, ottimo impegno, il problema è poi riuscirci. Siccome tanto tutti i telegiornali, tutti i TG, io stamattina ho letto tutte le notizie nuove di stamattina sperando di avere qualche altra informazione in più, quindi anche in macchina venendo da Viterbo ho sentito i TG, all'Europa non piace assolutamente il DEF. Che cos'è il DEF? Documento economico finanziario, che è il programma di governo che sfocerà nella prossima legge di bilancio. La legge di bilancio che riguarderà il 2019 è quella che in genere viene promulgata a dicembre, 23, 24, 25, 26 dicembre. Quindi fino a quella data è inutile sperare incertezze, quindi siamo in un work in progress tremendo. Io però quello che vi posso dire è che è il progetto, quindi che cosa è stato scritto nel progetto di legge che poi sfocerà nella legge di bilancio e che sta alla Comunità Economica Europea. Nel progetto ci stanno tre cose fondamentali, lo sapete tutti, il reddito di cittadinanza, la revisione della legge Fornero che riguarda ovviamente le pensioni e poi
una cosa che riguarda direttamente noi con la partita IVA, e cioè la mini flat tax. Riguarda tutti coloro, e suppongo che qui dentro ce ne sarà più di uno, che oggi hanno la partita IVA in regime forfettario. La scelta del governo, e qui veniamo proprio al sodo, è una scelta ben precisa. Dire che si vuole riformare l'intero sistema e quindi diminuire il carico fiscale significa andare ad agire soprattutto sulle aliquote IRPEF. Lo sapete, le aliquote IRPEF, chi è stato dipendente lo sa, comunque le aliquote IRPEF sono marginali e progressive, quindi si comincia a pagare il 23% per arrivare a redditi alti al 41%. Ridurre il carico fiscale significa ridurre le aliquote dalla più bassa a quella più alta. Siccome questa manovra ovviamente è molto costosa, perché va a incidere sui conti sui nostri conti in maniera eccessiva, forse, il governo ha deciso: cominciamo da una mini flat tax, cioè iniziamo con poco, con una categoria, quello delle partite IVA che stanno in un regime ben preciso. Quindi attualmente il disegno di legge, che sicuramente, questo credo insomma di poterlo dire, che sfocerà nella finanziaria, è la revisione di una, come dire, non delle aliquote, ma di un concetto importante relativo alle partite IVA in regime forfettario, che servirà sostanzialmente ad aumentare la platea di coloro che possono accedere al regime IVA forfettario. Non so se devo accennare qualcosina al regime IVA forfettario, perché più o meno immagino che lo conoscerete tutti. Comunque è un regime senza IVA, quindi è un regime IVA senza IVA, però è così, perché praticamente è comunque una partita IVA, quindi è un regime IVA, è un regime speciale, iper agevolato, in cui nelle vostre fatture non ci sta l'IVA al vostro cliente, quindi è senza IVA. Non si paga, non si versa l'IVA, e questo significa anche che non ci sono tutti gli adempimenti IVA, perché chiunque ha una società, magari qua dentro è un imprenditore, sa, anche noi con partita IVA in regime ordinario, lo so perché ovviamente vedo i compensi più IVA nel sito, no, chiaramente c'è una differenza. Per noi abbiamo dichiarazione IVA e quattro obbligatoriamente invii telematici per liquidazioni IVA dallo scorso anno, tutte cose che stanno sulle nostre spalle dei commercialisti, il cliente spesso neanche lo sa. Non c'è più l'IRPEF, non c'è l'addizionale regionale e comunale e non c'è l'IRAP, che è un altro bel balzello che noi paghiamo. Tenete presente che sulla mia partita IVA, che non arriva a redditi assolutamente altissimi, comunque il carico fiscale supera il 50%, se ci aggiungo la cassa arrivo al 60%. Io chiaramente ho la cassa dottori commercialisti, ovviamente non ho l'INPS e gestione separata, perché la mia è una professione ordinistica. Le partite IVA in regime forfettario non hanno tutte queste tasse, ma ne hanno una soltanto, che infatti si chiama imposta sostitutiva. Attualmente, per chi apre la partita IVA oggi, l'imposta sostitutiva è il 5% sul reddito, e questo vedo che lo sapete. Qualcuno negli articoli scrive che è una novità. Allora vi prego, siccome in questi giorni ho letto gli articoli con le cose più veramente balzane, se dovete leggere un articolo sull'argomento, affidatevi a testate serie, Sole 24 Ore, Italia Oggi, non leggete per favore quelli che tira fuori Google, perché sono proprio delle stupidaggini. Guarda, ci sono scritte delle cose che io una sera le volevo denunciare, ti giuro, perché comunque non mi sembra corretto dire le stupidaggini, non voglio dire parolacce. Quindi, già oggi c'è il 5%, identico, per i primi 5 anni, identico, poi dopo i 5 anni si passa al 15%. Cosa cambia? Col progetto nuovo? Nulla, è identico. Quello che cambia realmente è l'innalzamento del tetto, per il quale ad oggi, questo ovviamente rappresenta un limite, perché chi ce l'ha sa perfettamente, soprattutto con i codici Ateco, quelli che usate tutti quanti voi, insomma, nel settore marketing in generale, per dirla così, molto generica. Comunque il tetto di fatturato, attenzione, qui voglio sottolineare una cosa che spesso si trascura. Il tetto famoso di fatturato che avete di 30.000 euro l'anno non è un concetto di fatturato, è fatture incassate,
che è molto diverso, perché se voi non vi ricordate quali sono le poniamo che aveste aperto la partita IVA nel 2017, poniamo che nel 2017 tutte le fatture che avete fatto ai vostri clienti non siano state pagate, ma le avete incassate nel 2018, gennaio, febbraio, marzo, aprile, da lì dovete partire per calcolare i 30.000 euro. Vedo qualche faccia un po' perplessa. Cioè, se io nel 2017 ho fatturato 28.000 euro, poniamo, ma ne ho incassati solo 25.000, la commercialista o il commercialista nel modello unico, anzi scusate, oggi si chiama redditi perché cambiamo tanti nomi, ma la forma è identica, spiccicata, non cambia nulla, però ora si chiama redditi, vi ci ha messo 25.000 euro di fatturato. Poi da lì discende il vostro reddito, questo è un altro discorso, però le fatture non incassate, glielo dovete dire al commercialista che non le avete incassate, perché vanno nell'anno in cui le incasserete. Quindi, se avete una parte di fatture del 2017 che avete incassato nel 2018, tenete presente che quelle vanno nel conteggio dei 30.000 euro. Calcolando anche quelle che magari fate a dicembre, che incasserete a gennaio, febbraio, e quelle non le considerate. Il governo intende innalzare questo tetto. Cioè, questo tetto di 30.000 euro, quello che ho letto stamattina all'ultimo articolo Sole 24 Ore, pare che sia 65.000 euro, quindi il tetto entro il quale si potrà restare nel regime forfettario di fatture incassate, ripeto, sarà 65.000 euro. Questa cifra però ad oggi non è certa, quello che vi dico, perché ovviamente deve diventare legge, non solo. Probabilmente voi non lo sapete, ma mentre nel vostro settore il tetto attuale è 30.000 euro, ci sono altri tetti negli altri settori. Si va da 25.000 euro a 50.000 euro attuali. Per cui non si sa se questo 65.000 euro poi sarà uguale per tutti oppure no. Questa è la prima cosa. Poi nel progetto di legge c'era che ci sarebbe dovuto essere un'altra aliquota favorevole da 65.000 euro a 100.000 euro di fatturato, passando al 20%, quello che ho letto stamattina è che sicuramente, probabilmente verrà cancellata perché non ce la fanno, cioè non ci sono le risorse per dare questo tipo di agevolazione, quindi sembrerebbe che si resterà esclusivamente fino ai 65.000 euro. Molti di voi probabilmente, chi sta vicino ai 30.000, quindi magari fa fatica a restare nei 30.000 per non passare al regime ordinario, sarà molto contento di questa cosa. E questo è il motivo per cui il governo sbandiera molto questo tipo di riforma, dicendo che c'è un grosso vantaggio appunto per chi inizia, per chi ha le partite IVA piccole o marginali. Per chi invece magari sta nella soglia vicino ai 65.000, quindi magari fattura oggi a una partita IVA ordinaria e fattura poniamo 60.000 euro, si potrebbe fregare le mani e dirà che bellezza, adesso pago meno tasse. No, calma, troppo semplice. Sempre, ripeto, perché magari non ho idea di quello che possa essere il vostro livello di conoscenza, ho pochissimo tempo, quindi fatico a dire tante cose, ma il regime forfettario, lo dice la parola, il reddito si calcola su una percentuale di forfettizzazione secca che ha già prestabilito il legislatore, per cui dal vostro fatturato, facciamo un esempio semplice, 10.000 euro di fatture incassate, in generale, sempre nel vostro settore, la percentuale di forfettizzazione è il 78%. In altri settori è anche il 67%, alcune categorie pure vostre ci rientrano, quindi ve lo dico per completezza. Quindi che vuol dire? Che se avete incassato, avete fatturato e incassato 10.000 euro, il vostro reddito sono 7.800 euro. E su quello pagate il 5% i primi 5 anni, poi il 15%. Ovviamente non parlo neanche dell'INPS, perché tanto quello la pagate tutti uguali ed è il 25%, a prescindere dal regime fiscale forfettario o meno. Che succede? Che se in generale aumenta il reddito di un titolare di partita IVA, di un professionista, probabilmente, un po' come va spiegato adesso lei, quindi mi aggancio a lei, vi aumentano anche i costi, perché magari avete un ufficio, perché magari forse avrete dei collaboratori e dei dipendenti. Quindi bisogna sempre fare i conti e vedere se vi conviene restare nel regime forfettario, perché il 22% di costi vi garantisco che è veramente poco. Cioè, se io guardo i miei, parlo per me perché
così insomma, parlo di me, ma avendo collaboratori, dipendenti, uno studio da gestire e tanti tipi di costi, per me, anche se lo portano a 100.000 euro, probabilmente non sarà conveniente assolutamente. Tenete presente un'ulteriore cosa, che nel regime forfettario non vi potete portare in detrazione nessun tipo di spesa. Quindi se avete mutuo prima casa, interessi mutuo prima casa, se avete l'università o le spese asilo e nido dei figli o le spese universitarie, le ristrutturazioni edilizie, tutto ciò si detrae soltanto se uno ha un reddito su cui paga l'IRPEF. Quindi, prima di dire con assoluta certezza che magari vi converrà transitare da un regime ordinario che oggi avete ad un regime forfettario perché innalzano questo tetto di 30.000 euro, io vi consiglio una bella consulenza con il vostro commercialista, perché dovete fare i conti sulla vostra singola situazione specifica. Ultima notizia, che non è per niente bella: se vi dovesse insomma venire quest'idea di transitare dal regime ordinario al regime forfettario, c'è una notizia molto negativa. Se state nel regime ordinario, che vuol dire? Che vi scaricate e vi detraete l'IVA sugli acquisti, perfetto, ma vi sarete detratti anche l'IVA su eventuali acquisti di beni strumentali. Ecco, in questo caso, se transitate al regime forfettario, se non sono passati ancora almeno 4 anni dall'acquisto dei beni strumentali, dovrete versare l'IVA che vi siete portati in detrazione. Ah, questa non la sapevate, una che l'ho fatta almeno. Sì. E peggio ancora, però... sì, ma è inutile che facciamo il discorso della SRL, che semplifichiamo, perché è vero che sulla SRL la tassazione adesso è decorosa perché stiamo al 25%, ma soltanto se le SRL non distribuiscono gli utili. Nel momento in cui si distribuiscono gli utili, e in genere uno deve pure campare, ah, questo è un vizio meraviglioso, vado oltre, poi dopo la tassazione diventa normale. Lo stesso dicasi se uno dentro un SRL si prende un compenso di amministratore. Voglio dire, la tassazione ordinaria, quindi rientriamo sempre nei soliti discorsi della pressione fiscale complessiva. Quindi questo è un po' più o meno quello che c'era da dire. Siccome è un work in progress, va da sé che tutto quello che ho detto domani potrebbe essere assolutamente smentito. Allora, ecco, perfetto, mi dà lo spunto, ci risentiamo a Natale. Dunque, nella welcome bag trovate questa cartolina. Io ho scritto, si fa per dire, insomma, ho compilato questo piccolo ebook, però mi è costato parecchia fatica, perché siccome i miei concetti fiscali sono molto 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 densi e succosi e non mi posso permettere di scrivere stupidaggini, vi garantisco che ci ho faticato molto e ci sono un sacco di riferimenti. Nella welcome bag trovate questo e dietro c'è scritto, ovviamente c'è il mio link, cliccate, andate sopra, marchetta su MailChimp, iscrizione a MailChimp, vi prendete questo ebook gratuito, quindi ve lo leggete se vi va, vedete, ci sono molti concetti importanti, tutti quelli basici. È ovvio che, e lo ripeterò sempre, nessuna consulenza personale ad persona me può, però quello che io vi invito invece a fare è cercare di capire sempre di più, cioè conoscere i concetti fiscali, perché io vi garantisco che andando in giro e parlando, avendo così tante persone come voi, scopro che tante cose poi vengono fatte in maniera sbagliata proprio perché non si sanno. Magari avete diritto a determinate detrazioni e neanche lo sapete. Quindi crescere un po' anche di conoscenza dal punto di vista fiscale, visto che purtroppo sta storia qua della partita IVA ve tocca, io vi consiglierei di accrescerla ottenendo questo ebook iniziale. Quello che io poi cerco di fare è invece poi continuare a tenervi informati e darvi gli aggiornamenti rispetto alle novità, chiaramente alle cose importanti. Poi io cerco anche di cercherò insomma di scrivere articoli o qualcosa di molto specifico, anche se il tempo vi garantisco che col lavoro mio è veramente pochissimo, ormai siamo arrivati a 3 scadenze al mese. E wow, brava, perfetto,
Perfetto. E tra l'altro io appunto proprio per questo invece tengo anche questi seminari che in genere durano una mezza giornata, e già in programma uno qui a Roma tra novembre, io spero entro la fine di novembre, perché volevo arrivare con queste certezze però per farlo, perché altrimenti è inutile che lo faccio per poi dire alla gente questo forse, questo forse, questo forse. Io non so se ho altri qualche minuto. No? No, perché siccome... No, volevo concludere in bellezza. No, io mi sono guardata lo speech di Carlotta, di Marina Romea, la fattura elettronica. Se volete vi aggiorno sulla fattura elettronica, se no taccio. Velocissima. La brutta notizia è che... Comincio subito. Anche tutti quelli che sono nel regime forfettario, che non sono obbligati alla fattura elettronica, dovranno comunque entrare nel canale dell'Agenzia delle Entrate, il cosiddetto SDI, che guarda caso una volta tanto non è un acronimo inglese ma italiano, sistema di interscambio. Dovrete necessariamente registrarvi, perché cosa succede? Già sta succedendo oggi, le aziende, quelle più evolute, stanno già chiedendo ai loro clienti qual è il codice, il numero che ci assegnerà ad ognuno di noi l'Agenzia delle Entrate, che possiamo ottenere soltanto tramite la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate che si chiama Fatture e Corrispettivi. E quando l'ho letto mi è venuta in mente, scusate, la citazione Cavalli e Segugi di Notting Hill, perché proprio mi sa, Fatture e Corrispettivi è proprio meraviglioso. Vi dovete registrare. La cosa è importante perché? Perché anche se il forfettario o qualcuno che fosse ancora nel regime dei minimi non è obbligato all'emissione della fattura elettronica, è obbligato però a riceverle, perché il sistema di interscambio è come un nodo ferroviario in cui vanno in entrata e in uscita tutte le nostre fatture, quindi ci passeranno tutte quelle che emetto e tutte quelle che ricevo. E quello è l'unico posto dove potrete ricevere le fatture. Per chi sta in regime ordinario, quindi questa cosa diventa micidiale proprio, le fatture cartacee non esisteranno più, non varranno più nulla, perché varranno solo le fatture inviate tramite la fattura elettronica e ricevute tramite il circuito. Scusa, finisco perché lo so, mi caccia. La cosa migliore... ci sono ben tre piattaforme per fare questa cosa, non credo di avere il tempo di spiegarlo, o sì, no, non ce l'ho, però fondamentale sarà deciderlo insieme al vostro commercialista, cioè a chi vi tiene la contabilità, perché tenete presente che poi queste fatture in contabilità non ci vanno da sole, ce le deve portare il commercialista, quindi non posso neanche immaginare che il cliente mi dica che la fattura gli arriva sulla sua posta elettronica, che non legge mai. Deve arrivare a me, è poco ma sicuro, altrimenti sarà veramente un pasticcio esagerato. Concludo dicendo che io non credo proprio che il 1° gennaio l'Italia sarà pronta all'ingresso della fattura elettronica, perché se non ce la manderanno come al solito, se non la rinvieranno, l'Italia secondo me a gennaio proprio si blocca, non facciamo più nulla, però questo è il mio pensiero. E niente, quindi appunto, insomma, vedete questa cosa come risolverla col commercialista. L'Agenzia delle Entrate ha già messo a disposizione un'app, quindi l'Agenzia delle Entrate è molto avanti, un'app gratuita per fare le fatture elettroniche e per entrare quindi in questo circuito. Ma tenete presente un'ultima cosa, che pur attivandovi con il commercialista, con l'Agenzia delle Entrate, con l'app o con la PEC, questo sistema si occupa esclusivamente dell'invio, non della conservazione. Lo sapete, sì, che la conservazione è obbligatoria per 10 anni. Questo sistema non serve alla conservazione, solo all'invio. Sì, lo so, non voglio esprimermi.